Questo video è presentato da Evolversi. Male. Il primo gioco di carte scientificamente accurato sull'evoluzione. Apri il tuo blocco di carne e inizia a giocare. Scegliete un animale tra i 6 disponibili: mantide, orca, camaleonte, tardigrado, cetriolo di mare, panda. Ah, hi people of YouTube. Welcome back to a new episode of Unboxing. A parte gli scherzi, benvenuti in questo nuovo episodio della scienza brutta. No, non è vero, degli unboxing. Scusatemi, ma mi devo spogliare, sai com'è? In mezzo al mercato dell'evoluzione, con 40 gradi fa veramente caldo. Soprattutto se ti metti una giacca di pelle. Come avete appena potuto vedere, ho sostenuto la campagna per la creazione del gioco da tavolo di Barba Scura. Yex! Evolversi, male. Il primo gioco da tavolo dedicato alla scienza brutta. Al suo interno troviamo tutto quanto il regolamento, le due carte disegnate direttamente da Barba Scura per il pre-order. E le due carte in questione sono il bradipo e il koala. E per chi segue la scienza brutta sa benissimo che per il bradipo fare schifo non è una novità, e che uno dei piatti preferiti del koala è proprio la sua pappa fecale. Ma non sono qui per divulgarvi, per quello c'è il capitano. Oltre a quello troviamo anche i 6 personaggi giocanti. Sul retro di ogni personaggio troveremo le loro descrizioni, mentre sul fronte troveremo come funzionano nel gioco. Ogni personaggio ha la moneta di evoluzione, un meteorite che urla, una sua faccia brutta e il suo omino da mettere sul nostro percorso fatto di DNA. Sul fronte troveremo il tabellone per una partita normale, sul retro invece troveremo le regole per una prima partita o per una partita breve. Il capitano ha pensato proprio a tutto! Qui troviamo anche una sacchetta di carta. Cos'è, quella per il vomito nel aereo? All'interno troveremo anche una sagoma di legno e l'adesivo dell'evoluzione, che verranno combinate assieme per essere poi posizionate sul tabellone. Ed infine troveremo altri 2 mazzetti di carte, uno con le eliche di DNA che sono le varie evoluzioni, e uno è la pressione evolutiva. Ma anche l'interno della scatola è bellissimo, guarda com'è tutto quanto bello dettagliato. E tra l'altro sulla parte interna del cuore troveremo anche un QR code con un simbolo molto familiare. Apriamo il primo mazzetto di carte. Questo è il mazzo delle varie evoluzioni, non starò qui a leggervele tutte quante, tra l'altro ci sono anche le spiegazioni, pensa un po', ve ne leggerò giusto qualcuna. Ad esempio la carta organi vari ruba l'evoluzione, oppure le occhiaie del panda, rivela una carta in cima al mazzo di un altro animale, poi mettila nei suoi scarti, cioè gliela guardi e gliela butti pure, mamma mia che stronzo. Ed infine il cervello, scarta 4 gettoni evoluzioni ed ottieni una stella. Non pensavo stessimo giocando a Mario Party. Apriamo anche il secondo mazzetto. Abbiamo la terra piatta, Albino! Oppure l'arrivo dei giganti. E qualcuno con un buon occhio potrebbe aver visto questi disegni e averli riconosciuti. Esatto, i disegni sono fatti dallo stesso disegnatore che faceva gli Skifidol. Ve li ricordate gli Skifidol? Madonna mia. Ovviamente il gioco è tutto spiegato all'interno delle istruzioni, ma quello che stiamo facendo qui è chiaramente solo un unboxing. E voi? Avete comprato il gioco del capitano? Pensate che nel futuro farà uscire altre espansioni come questa? O che uscirà in qualche evento carte di edizione limitata? Chi lo sa? Continuiamo a seguire il capitano per scoprirlo. Quindi signori, un salutazzo a tutti dal vostro killer Geco Star. Mamma mia quanto mi mancava fare gli episodi degli unboxing. Cioè, ma avete capito? Il capitano Barba Scura ha fatto uscire un gioco da tavolo. Allora è possibile fare qualsiasi cosa nel mondo.